Siamo, ci uniamo tutto il gruppo delle immagini del visivo, il sottoscritto, la professoressa Chiarelli, la dottoressa Giulia Giulia Cartelletti. Quindi parleremo ancora di Giulia Chiara. Ci preme molto, soprattutto ci riconosciamo pienamente nel cappello del professor formulato da Carmela Corrado, teorico, metodologico, epistemologico. Abbiamo bisogno in questo momento, prima di mostrare la parte più concreta del lavoro quantitativo, probabilmente noi dal punto di vista proprio epistemologico, qual è l'indirizzo del nostro lavoro, che è stato sull'arte, le arti figurative e l'illustrazione. E quindi questo è quello che di solito facciamo quando lavoriamo, cerchiamo di mettere sempre di più appunto il rapporto, il ruolo, no, delle immagini come fonti per la storia dell'educazione. Se si vuole comprendere a fondo la storia d'Italia, è una citazione, bisogna studiare con attenzione i ritratti nei volti della gente, si può sempre leggere qualcosa della storia del loro tempo, sempre che si sappia leggere. Questa è una frase il grande Giovanni Morelli, che in Italia è considerato il padre dell'etnologia, e che legittima proprio il grande lavoro che ci sarebbe da fare, come portare ieri anche con il professor Di e che le nostre banche dati, come dedicate alla loro data, all'illustrazione, desiderano implementare rispetto allo studio della storia, della memoria della scuola attraverso le fonti visive, chiamiamole. Accanto al testo letterario e alla testimonianza orale, si sa oramai l'immagine, trovata da tempo, un posto di tutto rispetto nella cassetta degli attrezzi dello storico. E dirò di più con Peter Burke che senza la testimonianza delle immagini sarebbe virtualmente impossibile ricostruire la storia della cultura materiale. Ecco, siamo proprio nel pieno del campo di indagine più battuto dalle esperienze più innovative nella storia dell'educazione, sia a livello nazionale, che naturalmente non posso non fare riferimento all'esperienza comune di tutti noi insieme alla Sistema, che è quella internazionale, la storia materiale. La frase di Burke fa molto pensare, non solo perché abbiamo bisogno di tracce concrete di ciò che è stato, ma anche e soprattutto, e qui riprendo anche i concetti sulla fiction, da Carmela Corrado, a proposito della letteratura, in generale di tutte le esperienze estetiche portatrici di memoria, tra molte virgolette, di teoria scolastica, abbiamo bisogno di tenere dei fatti, quindi dei punti di vista, spesso della via deformati, non le arti. In Eguardo Testa, sempre per tornare ieri, c'è molta continuità per fortuna, dal seminario di ieri, operano sul dato del reale, non operano sul dato del reale nell'arco cronologico da noi individuato. Punti di vista di formazioni che sono forse la sfida più interessante che uno storico possa accogliere nella sua ricostruzione di qualsivoglia circostanza del passato. Fuori dall'ingenuità di sperare di trovare nelle arti, nella letteratura, come nelle la risoluzione fedele di ciò che è tardi. Questo sarebbe veramente un errore messo a fuoco, l'inganno del realismo. Questa banca dati, dedicata al visivo, ha sentito la necessità, anche per questo, di articolarsi in due sottosettori, come sapete, che pure presentano consistenti e ambigue ragioni di contatto tra loro. La prima è quella dedicata alle arti più tradizionalmente intese, cioè la pittura, tra il disegno, la pittura e con ramificazioni che poi dirò. La seconda documenta invece quella che per noi è la più importante tra le così maldette arti minori, cioè l'illustrazione, che potremmo definire finzione dell'ennesima potenza, che è un'invenzione visiva a partire dall'invenzione letteraria.
oppure così rivelatrice e condizionante, così foriera di immagini reali, che vive nella cultura, nell'immaginario, nella memoria culturale di una grande quantità di genitori, più della cultura. Nella sua produzione all'Università di Groningen nel 1905, Zinke dichiarava che ciò che lo studio della storia e la creazione artistica hanno in comune è il modo di formare le immagini. Ora torniamo ancora a tante cose che abbiamo detto ieri. Una prospettiva interessante, quasi organicistica, che a contatto con la storia della scuola, abbiamo notato, con quello spazio luogo simbolico attraverso il quale passa la costruzione della persona umana, ci sollecita nella direzione che vi accennavo, che fa incontrare la libertà creativa dello storico, sacrosanta, la creatività dello storico, con la libertà creativa dell'artista attorno a un soggetto, a un oggetto. La grande prospettiva iconografica e iconologica aperta da Rivardo, della scuola di Hamburgo, l'uso delle testimonianze visive come testimonianze storiche, la lezione improntata di Ries nel campo della storia dell'infanzia, infine la svolta vittorica impressa da William Mitchell alla lettura del passato e del presente, ci pongono di fronte alla civiltà ottonovecentesca che noi analizziamo in Italia e alla cultura della scuola con un nuovo potere. Quello che le schede che abbiamo in parte messo, quelle che tentano, desiderano, è quello di indagare nel dettaglio gli indizi forniti da quei cosiddetti testimoni muti, che sono le immagini. Muti, certo, apparentemente molto più silenziosi di una circolare ministeriale, di un articolo di legge, di un registro di classe, perfino del diario di un insegnante, tuttavia aperti più di quelli alla nostra capacità e al nostro dovere di far parlare questi modi, di tocchiare letteralmente, osservando nei minimi particolari il punto di vista, la divergenza rispetto alla cosiddetta realtà, che è fatto di contesto, di funzione, di finzione, di retorica, di memoria, di tecniche e di stile. Quindi forse possiamo vedere il quadro del Mancini, celebre nel 1875, mentre il Mancini è scolare, è proprio un ritratto, un primo piano, dove c'è un po' di materialità, ma ciò che conta è proprio ad esprimere, c'è poca connotazione, ma c'è tanto stile e tanta tecnica, no? Quindi tanto apporto estetico, parte dell'artista, nel gioco delle luci, nel tipo di pennellata, nella drammatizzazione di questa immagine, che è una tessera fondamentale nella storia del rapporto per bambini italiani e l'istruzione, lo studio e la scuola. Sarà stato anche per questo inutile inserimento del dato oggettivo che nella banca dati delle opere d'arte abbiamo voluto dare voce anche ai progetti architettonici e di design, in parte, credendo con forza nel potere iconico delle cose, degli oggetti, tutti gli oggetti che quotidianamente condizionano i nostri sguardi, i nostri movimenti, le nostre azioni e ovviamente le nostre emozioni. La potenza figurativa dell'architettura, ecco, l'esperienza insieme funzionale ed estetica che ci contiene, che ambisce alla sintesi delle arti, è a livello effettivo, conscio e inconscio, il punto d'arrivo materiale, in modo veramente concreto, sì, ma anche esplicitamente ideale e utopico, direi, dove fare scuola, la scena della scuola, ha spesso consumato tra il come eravamo, il come saremmo dovuti essere e il come a qualcuno sarebbe piaciuto che fossimo stati. Vediamo la storia, vediamo tantissimo. Ecco, il nostro compito di storici è proprio quello, in questo caso, di lavorare all'interno di questo trafficatissimo crocevia. Qui vedete una scuola romana progettata da Vincenzo negli anni 25 e negli anni 20,
del 25, che in questo momento è restauro, per fortuna parte del comune romano, che era persa, è veramente più visionari, più utopici dal punto di vista della ricerca, dello stile nazionale, pieno alla luce dell'eclettismo, del periodo del Medioevo, del classicismo, del Rinascimento, in funzione anche qui ostentata educativa. E quindi l'impatto, diciamo così, visivo per tutti, per i cittadini, è notevolissimo. Passo la parola alla nostra bravissima Giulia, che entra prima in merito. Grazie professore, buongiorno a tutti. Ringrazio chi mi ha preceduto, tutti gli organizzatori e partecipanti a questa giornata finalmente in presenza di studio, e un ringraziamento particolare all'Unità di Ricerca di Roma 3 e al professor Cantadore e alla professoressa Lepri, con cui ho il piacere di condividere questo lavoro di ricerca, che è stata anche un'opportunità per incontrare e confrontarsi con studiosi e giovani ricercatori di altre discipline, lontane dalla mia, ma forse non così troppo lontane dalla mia, che ringrazio parimenti. Sono ufficialmente una storica del latte, ufficialmente. Il mio, come anticipato dal professor Cantadore, sarà un brevissimo intervento di presentazione del lavoro di ricerca e di schedatura delle due banche dati, delle opere d'arte e delle illustrazioni, attraverso un percorso di immagini che tenta in luce di fare un primo inquadramento sulla ricerca iconografica attorno al mondo della scuola nel periodo di interesse del PRIN. Ma prima una brevissima riflessione sulle scelte metodologiche già ampiamente descritte dal professor Cantadore. Durante la compilazione delle schede sulle opere d'arte e sulle illustrazioni elaborate, ci tengo a sottolineare, secondo standard di catalogazione vigenti, a seguito di un confronto serrato e proficuo con il nostro gruppo di lavoro, si è deciso sì di separare i due campi, quindi illustrazione e opere d'arte, che pure però presentano analogie tra loro, perché entrambi seguono, anzi oserei dire inseguono, il gusto del pubblico e l'evoluzione degli stili e della tecnica. E si è quindi avvertita la necessità di estendere il campo della ricerca iconografica, seppur separando i due campi, e reperire diversi, in questo senso, tipo di fonti, dalle fonti bibliografiche, dunque cataloghi di mostre, cataloghi di esposizioni internazionali, come ad esempio le Biennali di Venezia, molto interessanti quelle degli anni 20 e degli anni 30, fino ad arrivare alle fonti archivistiche, scandagliando in primis il patrimonio del MUSED, che a mio avviso è stato un valore aggiunto per la ricerca. Ma fin dall'inizio l'attenzione è stata rivolta non tanto alle arti, così come tradizionalmente intese, ma al ruolo dell'immagine e degli oggetti, e al loro potere iconico e descrittivo. Un rapporto, quello tra opere d'arte e illustrazioni, che fin dall'inizio abbiamo voluto che fosse un rapporto osmotico, un dialogo osmotico. Da qui la scelta di includere non soltanto opere d'arte, ma progetti architettonici, oggetti di design e fotografia nell'attività di schedatura. Un percorso di studio che parte dall'indagine psicologica e sociale dei dipinti dell'Ottocento, descritti oltre il loro carattere discorsivo, di certe, come possiamo vedere, di certe descrizioni di quadri veristi, per arrivare poi fino ai primi esempi, come anticipato il professor Cantadore, di edilizia scolastica post-unitaria, che sono vere e proprie affermazioni di una volontà politica di costruire un'identità nazionale attraverso uno stile nazionale al pari dei monumenti. Ed è interessante in questo senso esplorare il susseguirsi dei vari stili architettonici in base alla committenza e al luogo di costruzione. Non si poteva poi non soffermarsi in questo senso su episodi chiave come l'operato di Alessandro Marcucci e Duilio Cammellotti per le scuole dell'Agro Romano e Pontino, un milione di artisti e intellettuali riunito attorno ai temi del socialismo umanitario, in cui l'opera d'arte, l'arredo scolastico e l'illustrazione dei testi scolastici rispondevano ad una finalità non soltanto estetica ma pedagogica. Attribuire dunque un valore educativo all'arte spiega infatti la collaborazione di Cammellotti alla decorazione delle aule dei primi edifici scolastici realizzati per le campagne romane e pontine. In tal senso basterebbe
guardare le tavole per la scuola di Colle di Fuori conservate in quest'aula. Sono gli stessi anni, ci tengo a sottolineare, fra l'altro, in cui figure come Adolfo Venturi si battono per rendere obbligatorio lo studio della storia dell'arte per formare la nuova classe dirigente. Il caso di Marcucci, quindi, e Cambellotti apre la strada alla sperimentazione e alla progettazione degli arredi scolastici, che è al centro di interessanti riflessioni di architetti e urbanisti e designer che attraversano tutto il Novecento, con tutte le incidenze politiche del caso, dal razionalismo all'architettura postmoderna fino ad arrivare all'architettura radicale. Dunque, dagli asili anche aziendali di Olivetti, quindi, come anticipava il professor Cantatore, una rappresentazione anche se vogliamo utopica e ideologica della scuola, fino alle colonie nella città e le scuole nelle città di fondazione degli anni 30, per passare poi alla progettazione urbanistica del dopoguerra e dunque ai progetti delle scuole di periferia di Aldo Rossi o prima ancora di Marco Zanuso per i quartieri periferici e le zone industriali di Milano. Inoltre abbiamo ritenuto importante studiare e schedare anche la fotografia. Un esempio fra tutti, quello che vi vogliamo presentare, il reportage di Federico Badellani sul Meridione d'Italia, col titolo di Italia Magica, che erano stati pubblicati per il periodico, il famoso rotocalco Tempo, dove lo stesso Badellani aveva introdotto il cosiddetto fototesto, quindi ampi servizi fotografici dove erano le immagini a parlare, con uno stile narrativo che si avvicinava moltissimo poi tra l'altro al cinema neorealista di quegli anni, in cui il fotografo indaga nelle foto che vi presentiamo lo stato delle scuole e dell'istruzione del meridione nell'immediato dopoguerra. Sono infatti le fotografie e l'architettura l'oggetto nel dopoguerra di progetti e addirittura i concorsi commissionati da enti locali come il comune di Cinisello Balsamo, che negli anni '80 commissiona a fotografi del calibro di Brembo Gardin un reportage sulle scuole della città, o da istituzioni come la Triennale di Milano, che nel 1960 dedica la prima mostra tematica al tema della casa e della scuola, coinvolgendo architetti, artisti, designer italiani e stranieri. Ad esempio, vi presentiamo la sedia progettata da Castiglioni, che vince proprio in quell'anno il Compasso d'Oro e che è stata presentata appunto nella Triennale del 1960, che è significativo fosse stata dedicata proprio al tema della scuola. In conclusione, quindi, una carrellata di immagini per ribadire l'importanza delle arti visive che descrivono, reinventano, interpretano immagini, a volte addirittura anticipano episodi anche della storia dell'educazione e dell'istruzione. Grazie dell'attenzione. Allora, in piena continuità con i miei colleghi, mi compete di presentare la banca dati delle illustrazioni sulla scuola. E abbiamo scelto questa modalità di presentazione perché davvero con la banca dati delle opere d'arte sulla scuola abbiamo lavorato in piena sintonia e continuità. Anche nel caso delle illustrazioni abbiamo proceduto effettuando una ricognizione, una selezione di quelle illustrazioni che lasciassero emergere una rappresentazione della vita scolastica e dei suoi protagonisti, dunque insegnanti e alunni, ma vi sono anche immagini relative a momenti ed esperienze significativi, capaci da una parte di tracciare le trasformazioni materiali e culturali nell'arco di tempo di nostro interesse, 1861-2001, dall'altra di comunicare elementi storicamente determinanti per la formazione dell'immaginario individuale e collettivo. Si è attinto in particolare i fondi librari e di periodici conservati al MUSED, soprattutto per la pubblicistica 8-900esca. La prima tranche di schede pubblicate nel mese di ottobre, in due momenti, documenta in parte questa ricerca che sarà ancora in itinere, per cui ci saranno altre fonti che
pubblicheremo nei prossimi mesi, di opere, di illustrazioni tratte dal patrimonio librario e periodico del MUSID. Ma abbiamo svolto ricerche anche nella Biblioteca Centrale Ragazzi del Comune di Roma, alla Biblioteca Terzani di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, che è un importante centro di documentazione sul libro per l'infanzia. Ciò naturalmente per quanto riguarda la consultazione delle opere più recenti e quindi di graphic novel e albi illustrati. L'idea che ha mosso il nostro lavoro è stata quella di considerare le illustrazioni arti visive a tutti gli effetti, certamente con specifiche caratteristiche legate soprattutto alla riproducibilità, che ne distinguono dall'unicum, che è invece l'opera d'arte. Volendo accogliere l'accezione che di illustratore di illustrazione da Paola Pallottino quando scrive che essa è un multiplo ottenuto tramite la riproduzione a stampa di un artefatto di natura grafico-pittorica commissionato dall'industria editoriale e pertanto reperibile nei relativi prodotti come libri e periodici. Ma si è tenuto conto anche del rapporto inscindibile che le illustrazioni intessono con il testo letterario, tanto che specialmente nelle categorie dell'albo illustrato, del fumetto e del graphic novel, ma anche in realtà per il libro illustrato, si è guardato al documento nella sua complessità e totalità, ovvero si è osservata l'intera testualità verbo visiva nella convinzione che l'immagine è strettamente interconnessa al testo verbale e viceversa, sia nell'intenzione autoriale o anche editoriale, nel caso del progetto editoriale, sia nel lavoro interpretativo della ricezione. Si tratta di documenti fortemente significativi, quindi per la formazione di un'immagine di scuola, perché spesso divulgati le prime testimonianze pubblicate ce ne danno prova in ambito popolare. Ricordiamo che nell'era della riproducibilità tecnica si ha sì la dissoluzione dell'autenticità e dell'originalità dell'opera, come ci dice Walter Benjamin, ma questa diviene anche patrimonio di molti. E spesso queste immagini che vediamo vengono avidamente fruite dagli sguardi dei giovani lettori, attratti dall'immediatezza, dal piacere e dalla facilità di lettura. Sono indelebili le pagine di ricordi di chi ha narrato l'esperienza coinvolgente della lettura delle immagini. Mi piace ricordare soprattutto le parole di Italo Calvino quando, parlando della categoria della visibilità nelle lezioni americane, ricorda il piacere di fantasticare dentro le figure durante la lettura delle strisce del Corriere dei Piccoli. È un'esperienza che egli addirittura definisce avere rappresentato una scuola per se stesso, una scuola di fabulazione, di stilizzazione e di composizione dell'immagine. A partire da queste premesse si è costruita la maschera di input, forse possiamo anche provare a mostrare alcune schede, poi magari ne presentiamo alcune nello specifico, che ha inteso descrivere la fonte su un piano descrittivo e semantico, come nelle altre opere. Presentate questa mattina, per le altre opere presentate questa mattina. Per quanto riguarda la descrizione fisica dell'opera, abbiamo ritenuto importante per le illustrazioni indicare l'autore dell'illustrazione, il titolo dell'illustrazione quando presente, oltre anche all'autore dell'opera illustrata, il titolo dell'opera illustrata. Devo dire che non sempre abbiamo il titolo dell'opera e talvolta risulta anonimo anche l'illustratore. Abbiamo naturalmente sempre indicato se questa si trova in periodico o in volume, precisando sempre gli estremi bibliografici nella loro completezza. Nel caso dell'illustrazione in volume, si è specificato se questa si trova in un romanzo, in un racconto, in un testo scolastico,
una fiaba, un'opera in versi, un albo illustrato, un fumetto, graphic novel, agganciandosi alla maschera delle memorie letterarie con la quale intendiamo anche collegarci attraverso collegamenti intertestuali che al termine del nostro lavoro sarà possibile effettuare e sarà molto interessante. Tra gli elementi descrittivi ci è sembrato importante indicare anche il numero di pagine dell'opera che contiene l'illustrazione, ma anche il formato, nonché naturalmente la tecnica artistica utilizzata, non sempre di facile definizione. Brevemente dico che invece per la maschera di input delle opere d'arte abbiamo sempre indicato la tipologia dell'opera, scegliendo tra dipinto, scultura, installazione, performance, grafica, arti applicate, collage, fotografia e architettura, e Giulia ci ha dato un assaggio di queste scelte. Sempre l'autore, naturalmente la tecnica che abbiamo lasciato come campo aperto, il luogo di conservazione e la sinossi, naturalmente. Tornando alle illustrazioni, dicevo che di frequente risultano anonimi o di incerta definizione, a dimostrazione di un settore, quello dell'illustrazione, che per lungo tempo è stato disprezzato e tenuto ai margini dell'ufficialità pittorica, come scrive Antonio Faeti nel suo Guardare le figure, parlando dei primi figurinai. Diversamente, noteremo quando la banca dati sarà ulteriormente implementata dall'ultimo cinquantennio, quando si registrerà l'acquisizione da parte degli illustratori di una consapevolezza e una dignità del tutto autoriali. In questo senso la banca dati ci consentirà di viaggiare nel tempo a partire dalle immagini di Chiostri e Mazzanti, che conoscerete come illustratori, primi illustratori di Pinocchio, passando da quelle di Mussino e Cambellotti, sino a giungere a quelle assai più recenti di designer e artisti come Bruno Munari, Altan, Roberto Innocenti, Lorenzo Mattotti. Naturalmente anche le nostre banche dati, entrambe, prevedono una sinossi di carattere critico interpretativo nella quale si cerca sempre di inquadrare anche l'illustratore o l'artista nel contesto socioculturale in cui opera, dei suoi tratti stilistici in relazione alle correnti artistiche del suo tempo. Per l'indicizzazione anche noi abbiamo utilizzato i campi relativi agli identificatori di nome e agli identificatori cronologici e ovviamente abbiamo utilizzato i tags nella scheda, non lo abbiamo detto, ma ovviamente abbiamo sempre inserito l'immagine che coincide con appunto la pagina, nel caso dell'illustrazione, la pagina intera in cui si trova l'illustrazione, quindi non sganciata appunto dal testo. Direi di velocemente dimostrare alcune schede, sia relative alle opere d'arte, sia relative alle illustrazioni, tra le più rappresentative. Vi ringrazio dell'attenzione. Condiviso con la professoressa Levri e il professor Cantatore, volevamo simulare una ricerca attraverso il portale di memoria scolastica, facendo una primissima ricerca semplice, quindi inserendo ad esempio la parola banco e potete vedere qui tutte le schede di tutte le banca dati in cui vengono citate sia nel testo che nel titolo la parola appunto banco. Volendo c'è la possibilità di flaggare il campo, nel nostro caso quelle di nostra pertinenza, quindi delle illustrazioni e delle opere d'arte, ed è interessante in questo senso un'illustrazione che avremmo piacere farvi vedere di un testo scolastico
di Alessandro Marcucci, al cui interno è presente un'illustrazione di Duilio Gambellotti che riproduce quasi a livello fotografico, direi, l'interno di un'aula scolastica appunto delle scuole delle campagne dell'agro romano e pontino, dove si vede in primo piano il banco, che tra l'altro è conservato presso il Mused, il banco progettato da Marcucci attorno al 1914, e in questo senso la ricerca semplice o la ricerca più avanzata attraverso i filtri che abbiamo proposto, di qui anche lo sforzo collettivo di tutti noi di scegliere anche di implementare a volte i campi, le voci, sulla base delle necessità che ogni poi banca dati chiedeva in questo senso. Ed è interessante, come anticipava la professoressa Lepri, questo dialogo tra testo, immagine e all'interno poi del portale di memoria scolastica, questi continui collegamenti ipertestuali che poi mano a mano che le schede verranno pubblicate fino insomma a febbraio 2022 sarà interessante proprio navigare per cercare il più possibile tutti gli elementi in comune. In questo senso molto rilevanti per noi sono state anche i tag, perché i tag anche per le illustrazioni e le opere d'arte sono gli stessi che sono condivisi con le altre banche dati e sono importanti anche per individuare quelli che sono i temi ricorrenti. Proprio il banco. Il banco, sì, sì. Appunto per dirvi che la ricerca semplice poi permette di individuare diverse schede di diverse banche dati con il tema in comune, quello appunto del banco, che in questo caso è stato schedato effettivamente come, più che opera d'arte, come opera d'arte, direi come opera di design. Con tutte le specifiche anche della tecnica artistica, della datazione, del luogo di conservazione e altri campi in comune con le altre banche dati, come appunto gli identificatori di nome, Alessandro Marcucci, che ricorre già nel DBE tra l'altro, e i tag che abbiamo visto sono trasversali a tutte le banche dati.